Francesco Zadotti, presidente della Ternana, insomma, si è inaugurata la mostra, è il primo giorno di questa 3 giorni dedicati ai festeggiamenti della promozione della Ternana di 40 anni fa. Si è inaugurata la mostra fotografica, le prime impressioni? È molto bello che ci sia a distanza di tanti anni ancora il ricordo di chi ha fatto grande la Ternana. Questo è significativo dell'affetto che ha la città nei confronti della Ternana. Abbiamo tante foto, tanti ricordi, però è cambiato poco, nel senso tanto entusiasmo allora e tanto entusiasmo alla fine di questo campionato. Ma non è una cosa di poco conto, eh? La continuità in questo è una cosa importante, una cosa importante. Come dicevo prima, la festa spontanea che c'è stata all'uscita dello stadio è stata una cosa impressionante, per il calore, l'intera città ha partecipato a questa festa. È bello fare il presidente in una città così. Sapere che lunedì, per esempio, in questo incontro con i vecchi giocatori della Ternana, quasi tutti saranno presenti a distanza di 40 anni qui a Terni. Vuol significare qualche cosa? Che Terni probabilmente dal punto di vista sportivo dà qualcosa di particolare a chi poi viene a Terni a giocare? È la città che dà qualcosa di particolare nei confronti di calciatori e chiunque partecipa a questo. È la città perché tutti, se basta leggere le interviste dei vecchi e dei nuovi calciatori, anche di quelli degli ultimi tempi, tutti hanno un rapporto particolare con Terni. Ma poi lo dimostrano il fatto che molti calciatori sono rimasti a Terni, quindi evidentemente è la città che dà qualcosa in più. Un'ultima cosa, il TLT in virtù della sua struttura ha organizzato questa 3 giorni grazie anche a dei tifosi come Marco Barcarotti e Davide Scarponi. Ecco, si sente dire qualcosa su questa manifestazione, su questa idea? È molto bello perché è la continuità, quello che praticamente quello che abbiamo detto prima, è la continuità. E ci vuole gente come loro che poi ci lavori su questo, perché, per dare questa continuità. Quindi ringraziamento a loro due. Una piccola provocazione, se vogliamo. Hai visto che bello qua dentro? Un centro sportivo, tanti campi da calcio a 5, una bella struttura, tanto verde. Sarebbe bello, no? E come no? E come no? Ma stiamo lavorando comunque, non è una preoccupazione, è una provocazione. Lei lo sa che stiamo lavorando per fare qualcosa di importante e di altrettanto bello. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Ornello Taddei, siamo a questa mostra, l'inaugurazione di questa mostra della prima promozione della Ternana in Serie A, la prima squadra umbra, sottolineiamolo, e diciamo merito anche di Giorgio Taddei, suo padre Giorgio Taddei, che era il presidente di quella società in quegli anni. Che effetto le ha fatto fare un po' il giro della mostra, sentire le parole degli sportivi, del presidente del circo, del presidente della Ternana? Beh, è stato un po' ritornare indietro nel tempo e sinceramente, insomma, noi avevamo vissuto di persona, io ero grande, quindi non come tanti, la città veramente, quello che è stata la cosa più fantastica di quel periodo è stato proprio questo, come si è visto dai filmati, tutta la città, qualsiasi palazzo era imbandierato, in qualsiasi condominio si organizzava la porchetta, tutti per la strada, veramente è stata la città si era trasformata in un grande stadio in cui tutti i ternani erano uno vicino all'altro e a festeggiare questo grande avvenimento. La cosa più importante di quel periodo non è, insomma, papà sì, è vero che era il presidente, però devo dire che la cosa bella era che questo gruppo di amici praticamente si autotassavano e erano riusciti a organizzare una società in quel momento economicamente a posto e con tanta buona volontà e veramente tanto spirito di gruppo. Per questo io quest'anno ho ritrovato molto nella Ternana attuale della Ternana di quegli anni, perché effettivamente c'era un Corrado Viciani che da toscano lui parlava tanto, un toscano di cognome, ma
che calabrese parlava poco, ma a livello di rigidità, di quello che lui ha preteso, no, dagli allenatori, da tutti, Ciano era veramente c'aveva un bel caratterino. E quello che mi ricordo più che altro di quel periodo erano le serate, anzi, di papà con Varo Conti, che andavano ogni volta che c'era un po' qualche dissapore all'interno dello spogliatoio per paura di rompere questo giocattolino che girava tutto bene. E prima magari portavano a cena il giocatore, poi cercavano di convincerlo, poi andavano a cena con Viciani e la terza volta riuscivano a rimettere insieme l'uno e l'altro e proseguire il cammino veramente con uno spirito di grande unione. Senta una cosa, diciamo che ci sono tanti cimeli, tanti ricordi, tante foto, ma ci sono anche tanti filmati. Credo che ricordare quel periodo, ma ricordare un po' tutta la storia dell'Atalanta, in particolar modo quel periodo, grazie a Marco Barcarotti, Paolo Di Erasmo, coloro che hanno lavorato su questi filmati anche, sia qualcosa di straordinario per chi anche come Ornella Taddei è appassionata dei colori rossoverdi, ma diciamo sentimentalmente ancora più coinvolta rispetto ad altri. Sì, quello senz'altro. Lui è riuscito veramente in un'impresa incredibile, ma so che anche, non so, in altre occasioni c'era un signore di una certa età che in un garage, lui aveva raccolto tutte le cose dei giornali, c'aveva libri e libri, mi sa proprio lei in una trasmissione qualche anno fa. Sì, ce l'avevo, infatti l'ho messo a disposizione. L'aveva fatto vedere, infatti, sì, è stato bello che ognuno, cioè lui ci ha permesso, Marco Barcarotti con questo lavoro ha permesso a tutti i ternani di quell'epoca di riandare un po' nei cassettini della memoria, tirare fuori tutte queste foto, questi filmati che magari neanche loro si ricordavano più di avere, e riuscire a mettere insieme una cosa disponibile per tutti, perché oggi sicuramente Super 8 non ce l'ha più nessuno, ma i lettori CD ce l'abbiamo un po' tutti, e quindi ci ha fatto fare un bel tuffo nel passato. Ma anche è stato, io ho sentito tanti, non so, i papà, no, dei bambini della scuola calcio, che sono rimasti veramente entusiasti, avevano acquistato il filmato di Marco Barcarotti e non ci credevano. Cioè, sì, noi ne avevamo sentito parlare, ma non ci saremmo mai immaginati con quello, insomma, che abbiamo. Vedere le immagini è stata veramente un'emozione grandissima, perché ci ha fatto vedere quello che noi potevamo solo immaginare dai racconti dei nostri genitori. È lui responsabile di tutto questo cancan che si è creato qui all'interno del circolo Rotori Terni, è Marco Barcarotti. Insomma, l'avventura è iniziata, questa 3 giorni di grande impegno nel segno della prima promozione della Ternana in Serie A. È un sogno realizzato, direi, perché se penso che 12 mesi fa di questi tempi stavamo con le lacrime agli occhi, adesso pensare che si è realizzato una cosa che io sognavo da almeno 2-3 anni, penso la soddisfazione è enorme. Senti, hai messo insieme tantissime foto per la mostra fotografica, hai messo tantissimi video per mostrarli proprio all'interno della CLT, ma per anche analizzare qualche momento un po' particolare nell'incontro di lunedì con tanti giocatori che verranno a Terni, tanti giocatori di allora. Sì, ci sono filmati delle partite, alcune partite di quel campionato. Voglio pure sottolineare il fatto che questi filmati a me ovviamente non li ho realizzati, io sono solamente, diciamo, un collezionista, cerco questo materiale da un paio d'anni e molti ternani hanno contribuito a formare praticamente questo archivio sia di filmati che di fotografie. Oltre alle partite ho trovato in questa mia ricerca molti filmati relativi ai festeggiamenti, che personalmente sono i filmati che mi affascinano di più, perché lì veramente si vede che non fu solamente una festa della tifoseria, ma una festa veramente della città intera. Secondo me un pezzo di storia, magari minore, però un pezzo di storia della città. Senti, dove dice questo incontro? Sì. Non vedi l'ora, immagino, di riabbracciare quelli che sono stati gli eroi di quella stagione. Ma per me, bambino nel 72, pensare che un giorno potevo avere
magari avere l'onore di dare la mano a solamente uno di quegli eroi appunto dell'infanzia, veramente un sogno realizzato. Sì, diciamo che si è realizzato, ma grazie al contributo anche, ovviamente non è solo il merito mio, ma è stato del CLT, di tutte le persone che mi hanno aiutato a realizzare la mostra, poi la raccolta, ovviamente, come dicevo prima, io raccolgo chi ha realizzato, sono altri. Fra l'altro io vorrei fare pure un appello ai ternani che mi stanno ascoltando, perché vorrei raccomandare di salvarli questi filmati, perché siccome sono filmati per la maggior parte realizzati in Super 8, perché la tecnologia dell'epoca era quella, non esisteva ancora il VHS, se non lo facciamo ora si rischia di perderli, e quindi metterli e salvarli e metterli in archivio poi a disposizione di chi vuole vederli, penso che sia una cosa positiva per tutti, per i tifosi, per la città. Complimenti. Grazie. Senti, famo presidente del circolo. Siamo con Pier Vito De Florio, che è il presidente del Circolo Lavoratori Terni. L'ennesima iniziativa, insomma, questa volta riguarda la Ternana, riguarda la storia della Ternana, i 40 anni dalla prima promozione in Serie A della Ternana. Insomma, CLT e Ternana, un filo conduttore. Sì, beh, non poteva mancare un'iniziativa con la Ternana, e abbiamo... diciamo, per noi è importante un punto di contatto tra due realtà che sono le più importanti e rappresentative della città, che sono l'acciaieria e la Ternana, quindi abbiamo colto l'occasione di avere a disposizione con Marco Barcarotti e Davide Scarponi la passione sportiva che loro hanno per la Ternana e il materiale che hanno raccolto per organizzare una bella mostra e anche un dibattito che vedrà la presenza di numerosi giocatori di 40 anni fa. Tutto questo è bello, no? Nel senso rivivere un po' la storia della città, un po' rispolverare, se vogliamo, antichi ricordi che sono, se parzialmente, anche superficialmente, un po' ricoperti dalla polvere. Questa è l'occasione per rispolverarli. Sì, dicevamo anche prima, non è solo un fatto sportivo, che di per sé è anche importante, no? E poi anche, diciamo, c'è una magica coincidenza quest'anno con la promozione di quest'anno e quella di 40 anni fa, ma è anche un fatto storico. Come diceva anche Barcarotti prima, c'è molta gente che si ritrova nelle immagini, che si rivede, rivediamo immagini di 40 anni fa, di come era fatta la città e dei festeggiamenti, quindi diciamo una bella cosa. Diciamo che c'è anche una rilettura, se vogliamo, anche della storia economica della città di Terni, no? Cartelloni di aziende magari di 40 anni fa, che qualcuna che esiste anche oggi, molte invece... insomma, è rimasto solo il ricordo, per esempio, ce ne sono tantissime. Sì, sì, ce n'è una poi in particolare che mi sta molto a cuore, che abbiamo visto anche dalle immagini, l'insegna pubblicitaria di De Florio, Briganti, e poi comunque diciamo anche le immagini dello stadio nelle varie evoluzioni, no? Perché c'era una prima costruzione che non prevedeva gli anelli sulle curve, che poi dopo sono stati fatti successivamente, così come anche la curva San Martino. Quindi diciamo ripercorrere anche attraverso le immagini la storia della nostra città. Buonasera a tutti. Grazie per essere intervenuti e scusate per il disagio, ma non avevamo fatto i conti con l'anticiclone Scipione, quindi è molto caldo, però sopravviveremo, anzi con molto piacere. E vorrei subito ringraziare l'amministratore delegato della ThyssenKrupp Acciaierie Speciali Terni, ingegner Pucci, che ci onora della sua presenza, la Ternana Calcio, con la dottoressa Manini e il dottor Vicario, e il Comune di Terni che insieme a noi e alla Ternana ha voluto questa bella manifestazione. Sarà molto breve perché credo che prevalga in tutti noi la curiosità più che altro
di ascoltare i veri protagonisti della serata, e cioè i giocatori e la dirigenza che 40 anni fa ci hanno regalato per la prima volta in Umbria la Serie A. Vorrei soltanto dire che il Circolo è estremamente felice di aver organizzato questo evento, sia perché rappresenta un momento importante ed indimenticabile della storia della nostra città, sia perché magicamente anche coincide con la promozione della Serie B che abbiamo avuto quest'anno, ma soprattutto perché ci ha dato già ieri e oggi delle forti emozioni. L'emozione nel vedere i giocatori che tra di loro si rincontrano e si raccontano. Ieri noi l'abbiamo visti qui per la prima volta scambiarsi tra di loro i ricordi, e questo ci ha molto emozionato. E poi, diciamo, l'emozione che proviamo noi nel ricordare quello che è successo 40 anni fa. Abbiamo, diciamo, fondamentale nell'organizzazione dell'evento è stata la tenacia, come ho detto già, e la passione sportiva che hanno avuto due nostri dipendenti dell'acciaieria, che sono Marco Barcarotti e Davide Scarponi, che hanno voluto fortemente, e noi l'abbiamo assecondati questa mostra e questo convegno, e l'abbiamo fatto molto volentieri. Ringrazio tutti i giocatori che hanno aderito alla manifestazione con un entusiasmo che anche per noi, diciamo, ci ha fatto molto piacere, anche inaspettato. Lascio la parola a Ivano. Grazie. Grazie Presidente, grazie a tutti voi per essere intervenuti a questo che vuole essere un pomeriggio davvero importante, perché ricordare una promozione in Serie A, io l'ho vissuta da sportivo e non da operatore dell'informazione, sono 32 anni appena, insomma, che racconto di Ternana in radio e in televisione, purtroppo non ho potuto raccontare quelle splendide gesta, appunto, di questi nostri amici che quest'oggi sono intervenuti. Sono chi è arrivato addirittura da sabato, chi domenica, ieri sera è stata una serata fantastica. Grazie a Marco abbiamo rivissuto con le immagini quello che è stato quella cavalcata favolosa della stagione 71-72, appunto della squadra di Corrado Viciani e del presidente Giorgio Taddei, e di una serie di imprenditori ternani che allora formavano la squadra di dirigenti che portò appunto la Ternana nella massima serie per la prima volta, come sottolineava il presidente De Florio. Io direi di... sono passati degli anni, quindi magari ve li presentiamo uno a uno. Io vorrei pregare, magari quando... qui stai un po' in pericolo, non vorrei rischiare l'infortunio questa sera. No, io non passo, però vedo che stai al limite, non vorrei che dovessimo chiamare... Allora, iniziamo con Massimo Migliorini. Grazie per essere venuto a Terni a vivere questi tre giorni insieme agli sportivi ternani. Antonio Quirini, lui vive invece a Terni, quindi avrete modo di incontrarlo spesso. Naturalmente un altro ternano, era il terzo portiere, Roberto Fabbri. Lui doveva fare l'antigol, era incaricato di far gol, poi vedremo se ne ha fatti a sufficienza. Gianfranco Zeli. E cominciano già le battute, l'uno l'altro si scambiano delle battute. Poi abbiamo, sapete, quando si viene da un settore giovanile importante, sicuramente c'è una certa garanzia, non sempre, ma nel caso di Giorgio Mastropasqua sicuramente è stato un nome e una garanzia. Come lo è stato Iacolino, che purtroppo questa sera non è con noi. È brutto, sì, giustamente, è anche brutto. Poi abbiamo un altro grande di quella squadra, uno dei centrocampisti, il centrocampo era uno dei reparti sicuramente forti di quella squadra, Ermenegildo Valle.
Lo vedevi il prossimo ospite, lo vedevi spesso sulla fascia laterale scendere, difensore implacabile, lui è Paolo Pandrin. Il capitano di quella squadra era un signore che oltre a giocare da centrocampista, ma centrocampista di quelli veri, moto perpetuo, credo che sia stato a Terni dal 65 al 73, dico bene, era il capitano di quella squadra, è Romano Marinai. Romano quell'anno da centrocampista realizzò, sempre se ricordo bene, 7 gol, quindi credo anche questo sia per un centrocampista fare 7 gol non è una cosa di poco conto. Altro difensore implacabile, lui a Terni lo chiamavano con un soprannome, ma non era un soprannome, lui è nato a Canistro e Pietro Fontana spesso lo chiamavano appunto Canistro. E poi abbiamo conosciuto il Massimo Migliorini, e abbiamo conosciuto Roberto Fabbri e conosceremo ora quello che era il secondo portiere, credo, perlomeno sulla carta. Poi dopo, sinceramente, era sulla carta? Era anche? Ok. Gianfranco Geromel. Vabbè, poi ho saltato una gentile signora, ma mi farò perdonare più tardi. Dopo Gianfranco Geromel c'è un ex atleta che in quell'anno fu colpito, accusò diversi infortuni. Questo però, tutti questi infortuni non gli impedirono di far gol a Roma contro la Lazio e fu 1-1. Rolando Marchetti. E poi ho parlato prima della dirigenza, della presidenza di Giorgio Taddei, a rappresentare appunto Giorgio, che purtroppo non è più con noi, c'è la figlia, la signora Ornella Taddei. Il miracolo di quella squadra chiamata Ternana appunto porta il nome sicuramente di tanti protagonisti, di tanti giocatori, dei dirigenti, ma porta sicuramente il timbro indiscusso di un uomo che ha fatto grande la Ternana, Corrado Viciani, e a rappresentare Corrado c'è il figlio Dario. Allora io veramente per me è un onore presentare questa serata, mi sono un po' documentato, l'ho vissuta da sportivo, quindi ho cercato un po' di documentarmi, però quella fu una squadra che praticamente con gli innesti di Brutto, di Mastro Pasqua e di Iacolino e del ritorno di Rosa dalla Roma appunto affrontò il campionato di serie B e diciamo quasi con lo stesso organico della stagione precedente. Era cambiato allenatore, non più Vinicio, ma ritornò Viciani. Ci sono una serie di similitudini, se vogliamo, tra la promozione, facciamo un po' un paragone, un parallelo fra la Ternana di oggi e la Ternana del 72. Tutte e due le squadre hanno vinto negli anni bisestili. Gli anni bisestili hanno portato particolarmente fortuna alla Ternana. Nel 64 c'è stata la promozione in Serie B, nel 68 la promozione ancora in Serie B, nel 72 la promozione in Serie A, nel 92 la promozione in Serie B con Clagluna, nel 96 la promozione in C1 e nel 2012 la promozione della Ternana in Serie B. Insomma, Marco Barcarotti, che è qui,
che è lui il colpevole di tutto questo gran cancan, insieme appunto al Circolo Lavoratori Terni e insieme a Davide Scalponi, insieme a Paolo Di Erasmo, l'aveva detto, diciamo, all'inizio del campionato in una delle mie trasmissioni: l'anno bisestile è un anno importante per la Ternana, chissà, la legge del bisestile non porti fortuna, e ha portato fortuna. Allora, raccogliamo qualche altra similitudine, per esempio, che la Ternana ha conquistato la vittoria, la Ternana di quest'anno, la vittoria con due giornate di anticipo, battendo la Reggiana. La Ternana di allora, a tre giornate dal termine, batté la Reggiana, anche se non guadagnò, mancava un punto per la promozione matematica. Per la Ternana di quest'anno è stata importante la partita di Sorrento, perché era un periodo in cui la Ternana aveva perso in casa con la Spalla e aveva pareggiato in casa con il Monza. Per la Ternana di Viciani fu anche quella di Sorrento, che si giocò a Napoli, un'altra giornata importante, perché veniva da una serie di 5 partite in cui non si era riusciti a vincere, anche se c'erano stati dei risultati importanti, il pareggio a Como, il pareggio a Palermo, se non vado errato, vado a memoria. E quindi Sorrento fu una tappa importante, perché si tornò a vincere, la Ternana vinse al San Paolo, a Napoli, non era il San Paolo forse allora, era il San Paolo, vinse per 2-1 e da lì, insomma, prese il via per la cavalcata finale, con la partita Ternana Nuvara, poi, che tutti ricordano, che è stata quella che ha decretato la promozione della Ternana. Io non mi dilungo di più, vorrei far parlare le immagini, vorrei far parlare i protagonisti, vorrei far parlare le fotografie, quindi qua e là magari sentiamo i pareri dei protagonisti. Mi munisco di un altro microfono. Intanto facciamo un bel applauso ai nostri amici. Farei anche parlare Marco, Marco, una battuta anche a te, e che stasera fortunatamente abbiamo una bella platea. No, io vorrei dire solo una cosa: quella fotografia che ho messo adesso non è casuale. Se vedete che ore sono, a quest'ora, 40 anni fa, noi tifosi stavamo dentro al campo del Liberati, perché stavamo festeggiando la promozione in Serie A, esattamente un quarto d'ora fa. Io credo che basti questo. Era rammaricato Marco, perché voleva fare la sorpresa, diciamo, durante questa, avrebbe interrotto questa chiacchierata proprio comunicando l'avvenuta promozione 40 anni fa della Ternana. Intanto ha telefonato Benatti, Meregalli e Russo, che si scusano per non essere qui con voi e con voi che siete in sala, ma con il cuore, con la mente, sono qui per festeggiare insieme a noi questi 40 anni della promozione della Ternana in Serie A. Allora, io inizierei subito con Romano Marinai. Romano Marinai, e ecco, magari se possibilmente quando siete intervistati vi alzate, perché il cameraman altrimenti ha delle problematiche. Allora, dicevo che era una rosa pressoché identica a quella della stagione precedente. Con quali, voglio dire, obiettivi, quali erano le aspettative all'inizio del campionato, di questa stagione 71-72, Romano? Puoi guardare là pure. Gli obiettivi penso che non fossero sicuramente quelli di vincere il campionato, però mi ricordo che Giorgio Taddei, presidente, finita la stagione precedente, ci mandò io, Cardillo e Meregalli a casa di mister Viciani a convincerlo a tornare a Terni. Niente, noi andammo e fortunatamente si convinse a tornare, Come avete fatto a convincere Viciani a tornare a Terni? Io mi sposto di sotto, perché altrimenti si gira verso di me, magari vado a impallare. No, si convinse perché, diciamo, gli prospettammo un po' il progetto. Lui ci conosceva, veniva da un paio di scoppoli che aveva ricevuto a Bergamo con l'Atalanta, e niente, si convinse a tornare, ecco. E da lì, diciamo, che è iniziato questa cavalcata per la vittoria finale. Ecco, primi tempi di preparazione, la Ternana cresceva, e come cresceva? C'era il sentore, insomma, che questa squadra potesse far bene?
Ma questo no, perché fino a che non iniziano le prime partite questo non si sa, però è chiaro che noi c'era questa voglia di rivincita, conoscevamo già il mister per la vittoria del campionato di C1, sapevamo già cosa andavamo incontro, e i nuovi che non lo conoscevano capirono subito di che pasta era fatto, perché come diceva lui, gambe in spalla e pedalare. Partimmo subito a sprombattuto e mi sembra sin dalle prime battute o partite amichevoli, insomma, cominciamo già a far vedere quello che eravamo. Sì, cominciaste a far vedere quello che eravate, tant'è che in Coppa Italia fu superata brillantemente, anche se fu mancata la qualificazione, ma ci fu un incontro importante con la Roma, con la Lazio si perse, ma i giudizi furono sicuramente positivi per la formazione bianca, per la formazione rossoverde. Consensi ce ne furono su quella squadra. Sì, ti ripeto, partimmo già con l'entusiasmo di allora, poi vedete quello che siamo qui, siamo un gruppo di amici, un'amicizia fraterna, diciamo, quando ci rivediamo ricavalchiamo un po' il percorso e ci fa molto piacere, ecco, c'era una grossa unione fra noi. Ecco, questa unione solitamente si dice, in alcuni casi è retorico, il fatto che il gruppo sia importantissimo per la vittoria finale, ed è vero questo. Ma c'era questa unità di intenti, c'era questo accordo, questa familiarità fra di voi nel gruppo rossoverde? No, questo c'era veramente, lo posso garantire io, anche perché insomma i protagonisti sono qui e loro lo possono dire. Ecco. Mai non c'è mai stato uno screzio fra noi, insomma, andavamo in campo sempre convinti di quello che si faceva. Poi man mano che le partite aumentavano e si vinceva, in noi subentrava questa forza. Insomma, noi quando andavamo in campo eravamo sicuri di vincere, chi c'era c'era, diciamo francamente. Ecco, il verbo di Marinai, correre, costrutto naturalmente, e realizzare anche 7 gol per un centrocampista sono tantissimi. E il segreto qual era? No, il segreto era una grossa preparazione, poi naturalmente avevamo un impianto di gioco che mi permetteva a me di andare avanti a fare gol, tanto sapevo che e diciamo gli equilibri li dava il nostro amico Menegildo Valde, e niente, poi a me piaceva andare avanti per far gol, cercavo il gol. L'ha trovato i 7, quindi un applauso per Romano Marinai. Allora, io intanto qui vedo anche chi è cresciuto con la Ternana, ce ne sono tantissimi, vedo Riccardo, vedo Tanteri, insomma, bello tornare. Amico vostri, erano amici vostri, stavate insieme, voglio dire, dalla mattina alla sera. C'era il Toscano, mi ricordo, no? Il Toscano, non Toscano allenatore attuale, ma... Allora, inizia il campionato, si va a Modena, con tutte le incognite possibili e immaginabili, anche se la Coppa Italia aveva dato, diciamo, dei responsi positivi, e a sorpresa, ma non tanto a sorpresa, perché poi... Diciamo c'erano delle esigenze di formazione, perché quell'anno ci furono diversi infortuni, e a Modena chi ti gioca Quirini. Allora sentiamolo Quirini. Tra altre cose, Quirini entrò in campo e fu protagonista, perché la Ternana vinse per 2-1 e in tutti e due i gol, perlomeno questo dicono le cronache, sì. C'è stato lo zampino di Quirini. Sì, sì. Mi ricordo benissimo, sono entrato nel secondo tempo, si perdeva 1-0 e che ne so, è stata una partita quella che ti riesce tutto, che quello che fai ti riesce, a volte invece sembra che la palla c'è al coniglio, non gliela fa fermarla, quella partita è andata così, e da 1-0 vincemmo 2-1, segna Zeli, Cardillo, poi il portiere mi fece qualche parata, però riusciva tutto bene. Quindi una gran giornata per Antonio Quirini, 5 presenze mi sembra in quella stagione. Sì, che mi ha fatto giocare pure dopo con la Lazio, la partita dopo. Però lei non è che giocava tanto bene. Però Marinai fece gol, e insomma, due partite e due vittorie. Poi dopo è andata a Catania, si perse. Poi è venuto il Foggia, era un'altra pretendente, e lo stesso abbiamo rimenato, 2-0. E tanto per far capire, rientrerei al secondo tempo pure lì. Tanto poi... per far capire com'era l'andazzo, insomma, l'inizio del campionato, la partita è la terra. Erano tre partite con squadre che pretendevano la Lazio, il Foggia, tutte pretendenti a. E poi la vediamo.
Sì, che poi sono arrivati sotto a noi, perché noi alla fine siamo arrivati... Che stagione è stata per Antonio Pirini, che pur non giocando con una certa continuità, però ha fatto parte di quel gruppo che ha fatto così bene con la promozione addirittura in Serie A. Sì, è stata una stagione entusiasmante. Io parecchie volte sono andato con loro in trasferta e quando sono andato parecchie volte stavo in tribuna, e però dove sono andato era spettacolo. Ci stavano... le persone, i tifosi che vedevano le partite, mi ricorda Genoa, altre partite che facevano altro che approvvigio, ma questi come corrono, come giocano? E si aspettava che si sbragasse, dicendo secondo te sbragasse, invece alla fine sono sbragati quell'altri. Io fra altre cose facevo una ricerca, sempre per questa occasione, proprio per testimonianza di quello che diceva Quirini. La Serie A mi sembra abbia realizzato 48 gol in tutto il campionato, 23 di questi gol li ha fatti nel secondo tempo. Valle, qualcosa vorrà significare questo? Noi continuiamo ad andare avanti un po' così, portando di Valle in frasca. Ma intanto dobbiamo dire che noi speravamo sempre, nel secondo tempo pensavamo sempre di vincere, come ha detto già Marinai. Per cui anche se andavamo sotto di qualche gol cercavamo sempre di rimontare, e quindi noi acquisivamo sempre maggiore voglia, maggiore capacità, proprio dettato dal gioco che esprimevamo, poi continuando sempre tutti a richiamarci fra di noi, a farci coraggio, quindi non mollavamo mai. Quindi i secondi tempi sono stati molto importanti proprio per questo motivo, secondo me, che non mollevamo nemmeno se andavamo sotto. Poi qualche volta che abbiamo perso di brutto, tipo Novara 3-0 mi pare, tipo Bari, cioè perdevamo di brutto o vincevamo. Allora, scusate per il fischio, vedete le immagini, queste sono immagini che riguardano la seconda partita, la partita si gioca a Liberati, Ternana-Lazio. Tra altre cose, alla mattina ci furono gli sfottò dei Ternani all'indirizzo le avete viste le macchine che passavano a Città Giardino, all'indirizzo dei tifosi della Lazio, appunto, che allora non c'era il raccordo autostradale, per cui dovevano passare per forza lì. Questa è la partita appunto con la Lazio, venne qui con l'idea o con i propositi di fare un sol boccone della Ternana, invece i biancazzurri se ne tornarono a casa, diciamo, sconfitti, e ripresero sia i tifosi che la squadra, praticamente ripresero la strada di Roma, un po', come diciamo a Terni, scornati, tra virgolette. Però questa partita siamo riusciti, come sempre, insomma, a vincere, perché avevamo una squadra forte e giocavamo tutti assieme, ci trovavamo a occhi chiusi, perché noi potevamo giocare anche con una benda sugli occhi, che ci trovavamo sempre. È andata bene, abbiamo meritato di vincere e siamo riusciti a portare a casa il risultato pieno, insomma, con grande soddisfazione, perché erano le prime partite e da lì abbiamo continuato sempre primi in classifica fino alla fine, insomma. Quella è stata una bella partita e ci ha aiutato molto anche come morale, perché abbiamo preso più morale, perché era la seconda partita che si faceva, abbiamo preso morale e siamo arrivati dove siamo arrivati. C'è qualche aneddoto da ricordare su questa partita con la Lazio, magari se qualcuno se lo ricorda, lo stesso Paolo Pandrin, vuole. Mi ricordo Wilson, che era venuto in nazionale Serie C con me, Ghinaglia, quella gente lì, erano amici anche, ma purtroppo quella volta lì abbiamo vinto noi. Ecco, ci racconta qualche cosa Valle. Sì, racconto io, perché con Ghinaglia e Wilson avevo giocato all'Internapoli con Wilson 4 anni assieme, con Ghinaglia 2. E poi loro andarono alla Lazio e venne a Terni. E quella partita ci sfottevamo prima della partita a chi avrebbe vinto. Alla fine abbiamo vinto noi e mi ricordo che erano tutti e due incavolati neri, però io ero contentissimo. Romano, c'è qualche aneddoto, Romano, su quella partita?
Romano Marinai? Io mi ricordo il gol che ho fatto in fondo, abbiamo vinto la partita. Lo possiamo raccontare? Ecco, c'è Massimo Migliorini, vedete come... Allora io voglio dire questo aneddoto, che praticamente Chinaglia fece una traversa che la tentenna ancora e io gli feci: Giorgio, la vedi? La tentenna ancora. E lui: ma vai a fare. Bene. La chiudiamo qui la parentesi con la Lazio, oppure ci sono altri aneddoti che si possono ricordare? Jerome in panchina, non ricordi niente? Vabbè. Allora io coinvolgo un attimo Ornella Taddei, era la seconda partita, la terna era la partita alla grande, una vittoria esterna, una vittoria casalinga, che si diceva a casa Taddei? Se si alza in piedi, signora, almeno... Sicuramente erano soddisfattissimi, mamma e papà stavano a... Chi era più tifoso, cielo, papà o mamma? Perché... Era più tifoso, papà o mamma? Se buttiamo per aria la moneta mi sa che rimane in alto. È un po' difficile stabilire chi fosse più tifoso dei due. Mamma era molto scaramantica, quello sì, c'erano tutti i riti prima delle partite, giusto? Gli incontri, insomma, mi ricordo che si vedeva così ogni giorno, cercando di ricordare quello che si era fatto la settimana prima, quando la partita era stata vinta, quindi andare magari a prendere il caffè oppure offrirlo alla persona, allora quello già era di buon auspicio, insomma tantissime cose. Però certo che la vittoria sulla Lazio fu una cosa memorabile, anche perché non mi ricordo se fu quell'anno che lungo la Flaminia, sapendo che il pullman della Lazio doveva passare da lì, sì, verniciarono 11 bidoni in bianco celeste con tutti i numeri e i nomi dei giocatori. Quindi al passaggio della Lazio già capirono che aria tirava a Terni. Insomma, insomma, si parlava di Ternana o magari anche di... cioè Giorgio Taddei era più preso dalla Ternana o dall'impresa? Beh, diciamo che ancora papà era entrato da poco, no? Sì. Era entrato qualche anno prima nel consiglio e poi era diventato presidente, quindi ancora lui, il calcio a casa nostra non era molto seguito, devo dire la verità. Infatti leggevo che lui amava altri sport. Sì, sì, sicuramente. Beh, papà era cavalli, amico, l'atletica. Sì, poi era amico dei Liberati, quindi per lui le moto erano una grandissima passione. E è entrato così, piano piano, in punta di piedi, e forse anche in punta di piedi se ne è uscito. Un applauso a Giorgio, ricordiamolo. Allora, la Ternana fa sul serio, abbiamo detto, però viene la scoppola, la sconfitta, nel calcio ci sta anche di perdere, quindi la Ternana gioca a Catania, perde 1-0 con il Catania, ma Massimo Migliorini, l'arbitro ce l'ha combinata grossa, calcio di rigore su un fallo, presunto fallo su Bonfanti, e dagli 11 metri Bonfanti realizzò il gol della vittoria. C'era o non c'era questo calcio di rigore? Il microfono passiamolo a Massimo, per favore. Lo abbiamo, eccolo qua, non se lo ricorda. A me mi sembra che ci sia stato, perché l'ha fatto. Ho capito, ecco, perfetto. Anche... un modo elegante per dire, un modo elegante per dire che non c'era. No, ma poi oltre a aver preso il gol e perso la partita, poi io mi sono ricordato che quando giocavo nel Taranto, no, sono andato a Reggio Calabria, c'era Bonfanti, erano brutte acque, diciamo, la regina erano brutte acque. Allora gli dettero rigore, però a noi si era fatto un gollettino fatto da un giocatore che giocava, che veniva cioè aveva esordito, che veniva dalla Primavera, e ci fece questo gol, sicché si vinceva 1-0, no? A questo punto, ha visto, a Reggio Calabria dette rigore e tirò Bonfanti, però il bravo Migliorini in quel momento glielo parò e portò a casa il risultato di 1-0. E loro retrocessero. Con questo mi dispiace, ma non ho potuto farlo prima, l'ho fatto dopo. Certo. Quindi la Ternana perse a Catania
per 1-0, ma direi riscattò subito quella sconfitta. Venne il Foggia, la formazione credo allenata Puricelli, se non vado errato, è una formazione attrezzatissima per poter vincere il campionato. Venne al Liberati, ma la formazione rossoverde con Cardillo e Marinai letteralmente annientò la formazione rossonera, la formazione di Santanelli, e quindi riscattò quella sconfitta di Catania. Credo che quella fosse stata una gran partita, io non la ricordo sinceramente. Chi di voi magari vuol dire una cosa su questa partita? Mastro Pasqua, ricordi questa partita con il Foggia? Assolutamente no, assolutamente no. Buonasera a tutti. No, io nei dettagli purtroppo non ricordo niente veramente. Io ricordo solo, ho dei ricordi bellissimi sulla città di Terni, sui tifosi, veramente mi sono trovato un ambiente favoloso, mi sono trovato molto bene, sui miei ex compagni che mi hanno aiutato tantissimo. Io chiaramente ero il più giovane, avevo 20 anni, per cui poi tra l'altro venivo anche da Perugia e all'inizio insomma, oddio, non è che mi vedessero tanto bene. Oddio. Per cui ricordo molto bene i miei ex compagni, ripeto, perché come fossero stati dei miei fratelli maggiori, mi hanno aiutato tantissimo a crescere, e soprattutto un ottimo ricordo del mister Viciani che mi ha svezzato, mi ha fatto diventare un atleta, mi ha dato una mentalità vincente, e poi si è visto anche dalla squadra come si esprimeva in campo. Questi sono i ricordi che ho, che mi sono rimasti impressi, perché io ho fatto 18 anni di carriera e ho avuto anche altre promozioni, ma questa della Ternana è quella che mi rimane più nel cuore, perché è stata la prima, e poi soprattutto per l'ambiente e tutto il resto che c'era intorno. Ecco. Poi non parlatemi dei dettagli, perché senti, ma io non ricordo neanche il gol che ho fatto, scusa, con Palermo. Ma scusa, col Palermo non ricordi che hai fatto il gol? L'ho visto ieri e ho detto, ah, l'avevo fatto io quel gol. L'unico gol che hai fatto, ma è stato un gol pesante, perché Ternana e Palermo... Però dovete sapere che lui e Iacolino a Bari, appunto, lui non ricorda mai niente. Mentre noi stavamo sul pullman per andare a giocare contro il Bari, loro stavano ancora in albergo a dormire. E quindi immaginate... Ma com'è sta storia? Sveliamo. E si perse di brutto, 3-0. Giorgio, lo ricordiamo? Approfondiamo un attimo, giornalisticamente parlando bisogna approfondire. Sì, che sto ancora dormendo perché non mi ricordo proprio. Quel gol fu pesante perché, se non ricordo male, Ternana e Palermo erano appaiate in classifica generale o giù di lì, e quindi quella fu una vittoria importantissima per la formazione del rossoverde, e questa vittoria portava la firma appunto di Giorgio Mastropasqua. Al 54esimo realizzò il gol della vittoria della Ternana contro il rosanero. Abbiamo detto prima che con noi c'è Dario Viciani, come potrai vedere, do del tuo, magari recupero un microfono anche, grazie. Come potrai vedere, Terni ha un affetto direi smisurato per Corrado. Non so tu quanti anni avessi quando Corrado era a Terni, in quell'anno. In quell'anno lì ne avevo 6. 6 anni, quindi non ricordi assolutamente niente. Nulla, venivo lasciato a casa regolarmente, quindi quanto all'affetto di Terni per Corrado è contraccambiato, nel senso che Corrado anche negli ultimi tempi, quando ancora ricordava qualcosa o comprendeva qualcosa, al sentire la parola Terni aveva come un sussulto, insomma, sembrava che si risvegliasse. E quindi diciamo che Terni è stata per lui una seconda città d'adozione, come forse voleva più bene a Terni che a Castiglion Fiorentino, dove stava veramente poco. E niente, io dico, tempi lì non ho vissuto nulla. Ricordo Marinai, Cardillo, ricordo anche Migliorini, però poco. Qualche volta al Terminillo forse sono stato in col Geromel, però sinceramente niente, ecco. Diciamo che è stato più volte a Terni Corrado, è stato più volte richiamato, l'ha fatto sempre con grande entusiasmo. Io ricordo, tra altre cose, io andavo a Milano per un corso, ma lui era
già gli ultimi anni dell'avventura con la Ternana, si era in quarta serie, credo, l'ultima posizione della serie C, adesso non ricordo bene. E facemmo un viaggio, l'accompagnai a casa, io andavo a Tabbiano Terme per impegni di lavoro e durante la strada, insomma, tre ore di viaggio a parlare con Corrado è stato davvero un piacere, ma di tutto, perché era una persona a 360 gradi, non parlava solo di calcio, era ferrato in tutto quello che si poteva dire in una conversazione, non lo trovavi mai, diciamo, impreparato. Quindi abbiamo un ricordo tutti straordinario di Corrado. A casa, magari in quei tempi, che diceva? Era uno che parlava di calcio, oppure quando era a casa non... Corrado, quando tornava a casa il lunedì, un ricordo ce l'ho, il giornale, a tavola il giornale, e noi non esistevamo. E poi andava a giocare a carte al bar del paese dalle 2 fino a sera tardi. Questa era la sua... È vero, questo è vero, sai perché? Mi fai venire alla mente una cosa. Noi in radio spesso e volentieri lo cercavamo a casa, però la signora, la mamma, ci diceva: guarda, lo trovi al bar, ci dette il numero, infatti telefonammo al bar e lo facemmo l'intervista telefonica con Corrado Viciani proprio al bar che stava giocando a casa. È la verità. Grazie a Dario. Naturalmente ci stringiamo tutti attorno a Corrado Viciani, che ha fatto la storia, credo, del calcio a Terni, in questa città. Continuando, è chiaro che non andremo a vederle un po' tutte queste situazioni. Arriva a un certo punto della partita, però mi sembra la settima che Migliorini, la settima partita, Migliorini da forfè, l'ottava, ce l'ho segnata da qualche parte, ma e in quel momento viene chiamato in porta Jeromel. Jeromel, che tipo di sensazioni, di che tipo di momento è stato quello di sostituire Migliorini, che fino allora è stato il titolare? Allora, il fatto è che abitavamo nella stessa casa, io e Migliorini. Fortuna. Scusami un attimo, fortuna. L'esordio in Ternana a Bari. Sì, esatto. E lui si... Fortuna mia, sfortuna sua, lui si prese l'epatite. E io invece dovei sloggiare e andare ad abitare all'Hotel de Paris per alcuni, penso un paio di settimane, perché purtroppo il padrone di casa e Massimo presero le patite. Da lì cominciai a entrare, ma sinceramente arrivavo da una serie C arrivavo, e c'erano magari anche un po' di perplessità. Comunque il mister Viciani, a un certo punto, io mi ricordo dopo una sconfitta a Taranto, dove perdemmo 2-0, però parai e in confidenza con Cardillo disse: abbiamo trovato il portiere che a un certo punto... che c'era Massimo, però abbiamo trovato un portiere su cui potersi fidare, diciamo. Beh, e da lì cominciai e feci un buon campionato, tanto è vero che fui convocato assieme a Giorgio in nazionale di Serie B. A proposito del sonno di Giorgio, era un sonno contagioso, perché mi ricordo che in Irlanda, quando siamo andati con la nazionale e Valcareggia allenatore, a un certo punto gli altri erano già a tavola, avevano già mangiato l'antipasto e noi arrivavamo con un quarto d'ora di ritardo, hanno dovuto chiamarci, e difatti da quel momento lo chiamammo Sonny, nel senso che era uno che si addormentava ed era contagioso. Poi devo dire anche che sono stato anche un po' sfortunato, perché la mia carriera è durata molto poco. Io ho 28 anni, ho smesso con il calcio. Adesso mi sto emozionando un po', perché in una partita contro il Genoa, io ero uno che giocava molto alto con mister Viciani, che a un certo punto teneva la squadra molto corta. Mi ricordo un rilancio di Turone che aveva messo in movimento Maselli,
io che giocavo al limite dell'area grande, in un'uscita mi scontrai addirittura all'altezza dei tre quarti di campo con questo Maselli che mi colpì su una gamba portante e mi procurò la lesione di due menischi e lo stiramento del crociato. Da quel momento in poi io ebbi 8 mesi per recuperare, ma non recuperai totalmente la funzionalità di questa gamba, il cui muscolo rimase più piccolo e non mi permise poi di continuare una carriera che forse sarebbe stata un pochettino migliore. Grazie. Quello fu un anno, direi, sfortunatissimo per i portieri, perché prima Migliorini e poi Geromel, a quel punto la Terana aveva quasi finito i portieri, nel senso c'era De Luca e c'era Roberto Fabbri. Entrò De Luca, che era un ragazzo che arrivava addirittura, penso, dai dilettanti. Dall'Orvietano, e c'erano i famosi gufi, gli avversari, che dicevano ora con questi sbragano del tutto, perché... Esatto. Poi invece subito la partita dopo che io mi feci male, i compagni a Reggio Calabria, e vincemmo, loro vinsero 2-1, il che dimostrava che la forza esatto, c'era l'umiltà, l'intento comune di... eravamo veramente una squadra forte, preparata, ma soprattutto umile, che si sapeva aiutare nei momenti difficili. Grazie a Geromel. Allora arriva quindi De Luca. L'esordio di De Luca non fu eccellente, però riscattò, come disse Geromel, nelle due partite consecutive successive a Reggio Calabria e la partita successiva. Però a Terni, insomma, la critica è stata abbastanza sempre un po' pesante. Si invocava l'acquisto di un portiere. Si era fatto il nome di Mattrel, ma aveva 42 anni, 2 anni che non giocava. Si impuntò Corrado Viciani, credo anche con il consenso di tutta la squadra, no, il portiere è De Luca, e da lì si andò in avanti con De Luca, con Roberto Fabbri che era il secondo di De Luca, giusto Roberto? Sentiamo Roberto, e poi arriviamo da Zeli, per te Zeli abbiamo solo rimproveri. No. Roberto, allora, da quarto portiere, nel giro di poche settimane ti ritrovi a fare il secondo a De Luca. Sì, effettivamente eravamo partiti in quattro, veramente. Dopo si è fatto male Migliorini, male, Gerome male, ha scelto De Luca e sto contento veramente, perché poi come gruppo è stato eccezionale. Io ho fatto la riserva, a parte c'avevo 18 anni, non è che ero... è andato avanti così. Senti, tu ci devi raccontare un episodio, perché questa è carina, dai, te la posso raccontare, non dico niente di strano. No. Quella volta che con la Ternana eri in un ristorante e... già ride, Quirini già ride. Eri a pranzo, arrivò il cameriere e ti chiede... Questa non me la ricordo Giovese, proprio. San Giovese? No, Ternana Calcio, te la ricordi questa? Dai. Almeno questo raccontavano i tuoi amici della primavera quando stavate in trasferta, poi dopo... Chi te l'ha detto? Vabbè, non è il peccatore, però... Allora, tu ti credevi che ti avesse detto San Giovannese, ma è anche spiegabile, Non era vero? Allora cancelliamo questo. Esatto. Cancelliamo. Comunque è stata anche per te, credo, una grande soddisfazione quella di vincere il campionato con la Ternana. Veramente, veramente è stato bello. Io ho fatto dopo 12-13 anni di Serie C1, però il gruppo che ho trovato quell'anno non l'ho più trovato. Partendo da lui, che mi ha aiutato tanto, Migliorini, Geromel e tutti quegli altri. Veramente. Il segreto di un gruppo è anche quello di non essere gelosi l'uno dell'altro, quello, no? Mai. Quello di aiutarsi. Io non c'è stato mai, veramente. Grazie. Ancora dobbiamo dobbiamo ancora sentire Pietro e Zeli. Ora ne abbiamo per Zeli, Allora,
Gianfranco, dimmi tutto. Avevi iniziato in modo direi non felice il campionato 71-72 perché sei stato espulso in Eternana Regina, sei stato poi espulso in Catania Ternana, però ti sei ripreso il pane in una partita a noi molto cara, Ternana-Perugia 2-1, segnasti il secondo gol, quella della vittoria della Ternana. Sì. Ti eri riscattato in pieno, insomma, qui ci vuole l'applauso perché lui ha fatto il gol del derby. Beh, oh. Diciamo a livello di squalifiche effettivamente ero nervoso, anche in un periodo... Era un periodo che ero nervoso e sfogavo in campo del nervosismo, molta tensione. Il gol col Perugia è stata la liberazione, anche perché è stata, posso dire, un aneddoto. Mio padre veniva spesso a vedere, venne a Terni a vedere quella partita e gli ho dato una grande soddisfazione perché ha detto che alla fine della partita, ha detto ai tifosi che era mio padre, si è trovato la stazione in braccio, in spalla. Quella è stata una cosa, c'ho la pelle d'oca a raccontarla. È stata la cosa, aver dato a mio padre questa soddisfazione, penso che dovrò sempre dire grazie ai tifosi della Ternana. Senti, fermo perché io devo testimoniare, Gianfranco, tu sei particolarmente, come tutti gli altri, legato ai colori rossoverdi. Sì, lo puoi dire forte. Devo dire, tra le altre anche cose... Anche perché, scusa, io giocavo con due menischi tutte le volte rotti. Io tutte le domeniche mattine mi facevano un'infiltrazione di novocaina e cortisone. Al sabato pomeriggio mamma Luciano Madolini mi portava al cinema, non per fare l'eroe, mi portava al cinema in braccio perché avevano paura che si bloccasse il menisco. Perché io dovevo giocare per forza, in quello schema lì ero l'unico che pigliava le botte perché Cardillo era l'uccellino. Quindi se un tonto ci doveva essere, ero io, ma andava bene. Ma no! Non dire così, non dire così, perché voglio dire, quei centravanti come no, te, Toto, io sapevo i miei limiti, che sono i primi a fare il pressing sul portatore di palla dell'avversario, sono importantissimi, quest'anno la Ternana. No, io sapevo i miei limiti e mi collocavo in quel contesto, siccome c'erano degli automatismi perfetti, anche perché grazie ai Pandringa, ai Marinai, che esaltavano le mie qualità. Io non essendo un goleador per antonomasia e avendo delle qualità atletiche anche limitate, non avendo lo scatto di Cardillo, io mi dedicavo completamente a far segnare, ecco, Giugiu per esempio, i 5-6 gol di Giugiu, come Quirini, esatto, il triangolo. Vabbè. Comunque tu in maglia rossoverde hai fatto 11 gol, se non vado errato, complessivamente. Quindi... Vabbè. Pochi per quelli che mi hanno dato la possibilità, dovevo farne di più. Però mi accontento perché ho fatto quello più importante, col Perugia che ce l'ho nel cuore. Allora, io vado avanti un po' così. Quella era una squadra organizzata. Diceva, sentivo prima, che Rolando Marchetti, oltre a fare il gol, come dicevo prima, poi ci parlerai di quel gol con la Lazio, stava dicendo con Dario Viciani... quella era una squadra che giocava con quattro punte e nonostante questo subiva poco o niente dalle squadre avversarie. Questo significa che evidentemente il campo era coperto bene, la squadra era organizzata, che si godeva di un'ottima condizione atletica, che era un po' il credo di Corrado Viciani, no? Diceva che cosa non ha capito il calcio italiano a quei tempi, diceva. Il calcio italiano non sa declinare la parola, il verbo correre. Ha detto per il momento ha assimilato solo correre e l'infinito, il tempo infinito, ma non... Correrà. No, io corro, tu corri, gli corri, perché diceva che praticamente il complesso, il successo di una squadra deriva quando si ha sicuramente della tecnica, ma soprattutto quando tutti corrono e quando tutti si danno una mano. Se uno degli undici o due degli undici battono un po' la fiacca, è chiaro che quel lavoro lo devono fare i restanti nove. Quindi questa era una squadra organizzata, a Rolando. Sicuramente, sì, guardando i filmati
proprio ieri sera mi sono reso conto che a volte giocavamo io, Cardillo, Zeli, Iacolino, una cosa che per i tempi tatticamente forse era un po' spregiudicata, perché poteva compromettere dei vuoti in mezzo al campo, delle deficienze in difesa. Invece giocando nonostante tutto insieme non prendevamo mai gol, o perlomeno raramente. Quindi si parlava con Dario proprio di un'innovazione che precorreva di molti anni le tattiche attuali. Ma com'era questa preparazione? La preparazione, io ho avuto molti allenatori, fra i quali Parola, Vinicio, che è stato qui, Robotti, però la preparazione di mister Viciani era capillare. Noi la mattina alle 7 ci trovavamo in questo periodo a Liberati con un caldo asfissiante e con le pulsazioni che andavano a 200-210, perché tiravamo fuori tutto. Ho visto i miei compagni, alcuni dei miei compagni, mi ricordo in particolare Benatti, vomitare, rimettere ogni ben di Dio, perché era veramente faticosa, però al tempo stesso era molto utile, perché in quel periodo sì, di infortuni abbiamo avuti, io un ginocchio sfasciato, Zeli, Benatti, Rosa, con vari infortuni a livello di articolazioni, ma di muscolarità non avevamo avuto strappi o stiramenti, difficilmente, proprio perché la preparazione era mirata a irrobustire i muscoli, a elasticizzarli e a farli rendere al massimo. Parliamo un attimo di quel gol a Roma contro la Lazio, Ternana in vantaggio per 1-0 con il gol di Rolando Marchetti. Tra l'altra cosa, se non vado errato, eri spesso, mi sembra, da Vagnozzi. Sì, era un caro come amico. Come Roberto non c'è più, quindi lo ricordiamo, perché i giocatori andavano spesso da Roberto Vagnozzi. Sì. Roberto, se posso fare una parentesi. Prego. Mi commuovo. Roberto era un fratello. Mia moglie, noi eravamo in ritiro una volta all'Allegretti e si è sentita male, quasi affogava, era in stato interessante. Roberto e la sua famiglia ci hanno aiutato molto, quindi è un ricordo doveroso, e mi permettete in questo caso non solo a lui, ma anche altri amici come Rosa, certo, Franco Neri, Madolini e tanti altri, che a quei tempi erano un po' la colonna portante della Ternana. Sì, ti ringrazio, perché voglio dire, hai assolto un compito che dovevo assolvere io prima, ma vuol dire nel condurre questa trasmissione ne sono un po', questo incontro ne sono un po' diciamo tralasciato. Ritorniamo a quella partita contro la Lazio, Marchetti in gol, poi il pareggio della Lazio su calcio di rigore, se non calcio vado di errato. Rigore inventato letteralmente, perché ci fu un altro episodio che non credo di confondere. Io segnai un altro gol e mi si avvicinò Wilson e mi sputò in faccia. Io avevo due giocatori della Lazio, Martini e Polentes, che avevano giocato precedentemente con me, uno nel Siena e uno nell'Empoli, e che mi trattennero, perché il mister, il dottor Taviani, tutti intervennero, perché io ho perso la testa nel sentirmi sputare in faccia. Difatti poi il mister a 20 minuti, un quarto d'ora alla fine, mi tolse. Però quel gol era frutto di estenuanti prove durante l'allenamento, perché il mister aveva studiato quegli schemi andando in giro per l'Europa, e quella volta stranamente è riuscito perfetto, insomma. Ecco, ma era frutto di allenamento, di prove che un po' tutti provavamo durante la settimana. Grazie. Grazie a anche voi. Anche di questa testimonianza. Forza Ferri, eh. Pietro Fontana era uno di quei difensori implacabili, 3 anni di B se non vado errato con la Ternana, e poi questa promozione in Serie A. La promozione in Serie A è un ricordo soprattutto all'organizzazione, perché non c'è squadra vincente se attorno non ha una buona organizzazione. Organizzazione significa avere il conforto e la capacità di una classe dirigente preparata. Significa avere un pubblico preparato che domenicalmente incita con calore i propri giocatori affinché questi possano rendere al massimo.
Questi quindi sono, molto, sono elementi molto importanti. Vorrei ricordare 40 anni fa quell'organizzazione comprendeva anche diverse persone che oggi non ci sono più. Per me è come se loro fossero qui presenti. È un pensiero, va anche a loro. Abbiamo parlato del pubblico, un ringraziamento lo voglio fare agli organizzatori di questa manifestazione. Grazie perché ci avete dato la possibilità di rivedere tante belle persone che noi conoscevamo. Grazie per averci dato la possibilità di rincontrarci tra noi giocatori che teniamo nei ricordi, però visivamente ci eravamo persi. E quindi grazie anche per questo, è una cosa molto importante. La squadra ha vinto un campionato, avevamo un allenatore preparatissimo, all'avanguardia per quanto riguarda quello che deve essere il movimento. Il movimento va fatto da tutte le componenti e quindi un grazie a tutti i compagni di squadra che si sacrificavano tutti i giorni in tutti gli allenamenti perché questa qualità a livello ottimale di lavoro dassero la possibilità di rendere di più. Però quelle enormi capacità di quell'allenatore Corrado Viciani non vorrei dimenticare che eravamo un gruppo, la mattina per due volte la settimana andavamo a correre ai prati di Stroncone, lo facevamo due volte la settimana per 10-15 chilometri. Ma questo lo voglio rimarcare perché il calcio si basa sul movimento e quando gli altri facevano un allenamento, noi ne facevamo due da parte nostra, ma ne facevamo altri con Viciani durante la settimana con espressione massima a livello di sforzo fisico. Quindi quando noi incontravamo quegli altri avevamo una condizione fisica tale che il gioco diventava corto perché tutti erano capaci di andare e tutti erano capaci di rientrare alla copertura dell'uno verso l'altro perché potessimo esprimere quelle qualità, quelle capacità, quel sacrificio che ci portassero a fare dei grossi risultati. E per questa ragione che voglio ringraziare i miei compagni che mi hanno dato un'ulteriore possibilità di vincere quel campionato e quindi grazie a loro mi sono divertito e ho avuto la goduria di farlo. Grazie. Grazie a Pietro Fontana. Abbiamo atteso un po' per sentire, però avete sentito che ha detto un po' tutto quello che era il segreto di questa squadra così vincente. Adesso abbiamo una sorpresa, pensate, insomma, loro sono qui, altri invece purtroppo per impegni magari già presi non possono essere con noi. E al telefono c'è Mario Russo. Ha telefonato Mario, viva voce. Allora sentiamo un attimino se riusciamo a organizzarci questo collegamento. Mario, ci senti? Io sento benissimo. Bisogna alzare l'audio, credo. Non lo so, no? Lo so fare. Pronto? Sì, io ho detto adesso meglio, non so se mi sentite voi. Sì, adesso sì, adesso sì. Allora qui ci sono tanti tuoi ex compagni, insomma, da Migliorini a Geromel, da Mastro Pasqua a Quirini, da Rolando Marchetti a Marinai, a Valle, a Pandrin, a Fabri, a Zeli e a Fontana. Certo, sappiamo che tu hai accolto l'invito in modo, diciamo, con tanto entusiasmo, purtroppo impegni ti hanno trattenuto a casa. Vuoi... Siamo impegni, purtroppo mio suocero è grave, quindi io non so potuto venire. Avevo già prenotato, quindi mi dispiace non essere presente fisicamente, avrei voluto abbracciare tutti i miei compagni, vedere a chi erano rimasti i capelli e quindi quanti ne erano rimasti, e scambiare con loro qualche battuta. Mastro Pasqua aveva detto che non ci veniva, invece è andato a finire
che non sono venuto io, ne è venuto lui. Però mi fa piacere che ci sia questa festa, che nei 40 anni, insomma, almeno loro siano presenti a ringraziare il pubblico. Cioè, questa generazione ci conoscerà poco, però noi abbiamo lasciato un segno tangibile. Lo abbiamo lasciato tra di noi anche, e credo di averlo lasciato anche nella città. Adesso si parla, una volta si parlava del nostro gioco corto, e niente, né più né meno di quello che fa la Spagna o il Barcellona adesso, con le dovute proporzioni. Però allora si chiamava gioco corto perché avevamo il 60-70% del possesso di palla, e quindi è un calcio che ci si ripete in maniera ciclica. Noi eravamo bravi a saper fare questo, oltre che a divertirsi. Adesso si divertono un po' di meno, noi ci divertivamo un pochettino di più e guadagnavamo di meno. Molto di meno. Gli applausi erano per te, naturalmente. Sì, ti ringrazio, anche perché ho detto delle verità. La gente purtroppo soffre più di noi, perché noi a sentire un po' queste schifezze, perché altro termine non riesco a usare, ci lasciano male sicuramente tutta la mia generazione, anche per i compagni che stanno lì. Vederne di grado questo sport che tanto ci ha regalato, tanto ci ha dato, e ancora ci dà, perché ripeto, mi manca adesso almeno avere l'affetto, no? E quindi ritrovarlo con tanti visi così molto molto familiari. Però purtroppo, quindi noi, io auguro a questa nuova società, auguro a questi nuovi calciatori, questi nuovi interpreti, che sappiano ridare questi stimoli alla gente che siamo riusciti a dare noi, perché altrimenti non è gioco del calcio, è un altro tipo di sport. Quindi la domenica deve essere un'avventura a vincere la partita. Mario, noi ti ringraziamo per essere intervenuto a questa che è la festa dei 40 anni dalla promozione della Ternana in Serie A, e presto vienici a trovare. Non noi tifosi, le famiglie interne, quindi se si ritorna a fare questo molto probabilmente vuol dire che abbiamo in parte guarito l'ammalato. Grazie Mario, ciao, buona serata. Allora, siccome credo che sia un po' tardi, facciamo, velocizziamo un attimino la situazione. Io volevo fare però una sorpresa prima. Allora, io qui ho una bustina, e qui, però non so se qualcuno ricorda questa maglia, una maglia nera-azzurra di Sandro Mazzola. Qualcuno la ricorda di voi? Uno dovrebbe ricordarla, se non la ricordate, Fabio, vuoi venire un attimo? Fabio Biscetti, che è anche lui grande tifoso della Ternana, l'ha portata lui, quindi è lui che deve un po' scoprire la situazione. Questa è una sorpresa. Allora, questa maglia io, dopo che essere tifoso della Ternana, ero tifosissimo dell'Inter e di Mazzola. Papà era molto amico del dottor Taviani e prima della partita mi fece conoscere negli spogliatoi Mazzola e mi disse che se avesse segnato un gol la maglia me l'avrebbe regalata. Vedo Geromel e si è portato le mani. Perché... ricordo che la palla mi rimbalzò un attimino prima, io in tuffo riuscii solamente a toccarla, comunque fece una cappella in poche parole, ecco. E ricordo anche che Natalino, che era la persona che, il custode che metteva a posto il campo,
No, che mi ero risentito con lui. Insomma, in poche parole gli ho detto che il campo non era messo bene. E lui, mi ricordo che mi corse dietro e mi disse: non dire queste cose perché altrimenti ti mazzolo io. Allora, nonostante che la promessa era quella e se avesse segnato me l'avrebbe regalata, giuro, al gol dell'Inter non riuscii comunque a essere contento. Negli spogliatoi andai poi a attendere Mazzola che uscisse, c'era anche Michele e ci abbiamo delle foto insieme, e quando Mazzola uscì venne assalito da giornalisti prevalente milanesi, se può raccontare l'aneddoto, tanto l'ha detto prima Gerome. Gli chiesero, dice, raccontaci un po', Sandro, come è venuto sto gol, e testuale lui disse: ma ho tirato una merdata, dice, non so come la palla è finita dentro. Tra parentesi, Mariolino Corso, parlando con Mazzola, disse: siamo venuti qui, questi qui ci hanno dato una lezione di calcio, e noi abbiamo vinto, abbiamo battuto della gente che non meritava di perdere, ecco questo. Allora, visto che ci sei, brevissimamente, fino a che ora possiamo andare? 20:30? 20:30. Brevissimamente, allora, un tuo pensiero su questi, su quella fantastica squadra di cui quindi sono dei rappresentanti. Guarda, io avevo 10 anni. Mario Russo nel suo intervento ha detto, dice, ci saranno persone, i giovani di oggi, che non ci conoscono. Io penso che questo non sia vero, perché ad esempio non li conoscono visivamente, fisicamente, ma le mie figlie, una ha 19 anni, l'altra 13, questa roba qui la conoscono. È stato un evento sportivo, ma non solo, che ha attraversato generazioni, perché io andavo allo stadio con nonno, con papà, persone che non ci sono più, oggi si sono commossi in tanti. Forse è proprio questo il senso. È stato un fenomeno di costume, una festa che ha coinvolto tutta la città, e io ricordo che il giorno di Ternana Novara, ripeto, avevo 10 anni, io associavo il pianto a momenti di dispiacere, di dolore. Io per la prima volta vidi mio nonno piangere, e quel giorno capii che si può piangere anche per gioia. Io credo che la presenza di questo gruppo, di tante persone, di tanto affetto ancora per la città e dalla città nei loro confronti, siano il senso vero di quella che è stata una favola vera, e chi ci aveva 10 anni come me ha avuto il privilegio di viverla in prima persona. Grazie. Grazie Fabio, riportala via la maglia perché se sparisce. Allora, io vorrei che rivolgeste anche un applauso a Michele Ridoliposi, perché è stato il primo telecronista, e quindi Michele, alzati, e quindi conosce bene. E allora, siccome dobbiamo andare veloci, intanto vi dico che nella parte finale ognuno di voi ci deve raccontare un aneddoto. Saltiamo un po' tutto, arriviamo a questa partita determinante, importante, Ternana-Reggiana. Ora, io non so se sia vero, ma ho letto, quindi chiedo la conferma da parte vostra, ho letto che come in questi giorni allora facesse molto caldo, e che a un certo punto Viciani mandava i suoi emissari in giro per le case. E questo era vero, è verità, andava a far vedere soprattutto coloro che erano scapoli, se dopo le 22:30 erano a casa, è vero Riccardo? Riccardo annuisce, cioè dice sì. C'era qualcuno un po' più discoletto, qualcuno invece che faceva la vita liggia. A un certo punto vanno gli emissari di Corrado Viciani alla vigilia della partita con la Reggiana in casa di diversi giocatori e non c'era nessuno, a che avvisano Viciani. Viciani impaurito dice: come, non li ho mandati nemmeno al cinema per questo appuntamento così importante, e mezzanotte ancora non sono a casa. Allora lì si attrezzò, incominciò a telefonare, e alla fine il padrone di casa, che aveva concesso in affitto dell'appartamento, disse che i ragazzi, siccome era troppo caldo, non riuscivano a dormire, erano andati alla Cascata delle Marmore a dormire all'interno della vettura.
voi ricordate questo? Allora, ricorda Massimo Migliorini, sentiamo se è vero. Stavano alla cascata di Mano, poi Viciani andrò, andò direttamente alla cascata e dormì anche lui lì insieme alla, ai ragazzi. È vero, sì, perché c'era io, Gerome e Meciani. È vero o no? No, no. E se... va bene, c'era io e te allora. Lasciamo fare, va. Comunque c'era io e te che stando, siccome si faceva allenamento si sudava, il primo la mattina, poi il pomeriggio si risudava e la sera quando si andava a letto si risudava ancora, allora tre allenamenti in un giorno non andavano bene, allora si decise di prendere e trasferirsi diciamo alle cascate della Marmora, in modo che lì l'afflusso dell'acqua girava e c'era una ventilazione, allora tenendo gli sportelli aperti, tirando giù i seggiolini, no? Meno male si sapeva seggiolini a quei tempi un po' ribaltabili perché c'erano anche quelli fissi, no? Allora a un certo punto ci si riposava e difatti dopo poco insomma arrivò anche mister a vedere se era vero o no e difatti rimase con noi diciamo tutta la notte. Allora, questo... in preparazione era in preparazione? No, io domani io ho letto che era alla vigilia, Reggiana, no. Alla vigilia della partita con la Reggiana, no? No. Vabbè, comunque c'è questo fatto. Preparazione, era in preparazione, quindi vabbè, è una cosa allora. A proposito di preparazione, prego. Anch'io un aneddoto. Io ospitavo a casa mia alcuni scapoletti, diciamo. Sì. Perché faceva troppo caldo, loro non sapevano dove andare, allora vennero tutti a casa mia, io non c'avevo, la famiglia ce l'aveva ancora al paese, e la sera un caldo asfissiante, dormivamo per terra, perché faceva, io abitavo al Palazzo Taddei, e al settimo piano, per cui allora cercavamo di prendere un po' d'aria di qua, un po' d'aria di là, ma casa mia era pieno di atleti sdraiati per terra. Questo è la... per trovare un po' di refrigerio, insomma, per respirare. Il discorso è questo, che a Terni faceva un caldo terribile quell'anno, come diciamo questo periodo qua, e non sapevamo che fare, poi la mattina ci dovevamo svegliare presto, dovevamo correre, il pomeriggio ci dovevamo riallenare, per cui non riposavamo mai, e quindi noi stavamo sempre fra di noi. Ecco, questo è un aneddoto che è in preparazione. In preparazione, no? Preparazione, ok. Questa è in preparazione perché Corrado Viciani aveva tutti i difetti, però era uno che non controllava nessuno. Noi eravamo l'unica squadra in Serie B, in Serie A, che noi non facevamo ritiri. Noi la sera, del sabato sera, andavamo a dormire a casa. Allora è un luogo comune, questo luogo si comune. È tramandato nel corso degli anni. Te lo dico io, perché io c'ero. Ah certo, voglio dire, allora, ci mancherebbe. Noi giocavamo la domenica col Milan, l'Inter, noi mangiavamo da Remigio, facevamo la passeggiata e poi ognuno andava a casa a riposare. Io andavo a casa a riposare e ci trovavamo mezz'ora prima della partita. Abbiamo sfatato quindi questo luogo comune che Corrado Viciani non faceva. Anche perché c'era un motivo. Perché lui tanto diceva, chi non corre non gioca, perché lui il sabato mattina, la domenica mattina faceva la visita medica, faceva i famosi scalini, ci misurava la pressione, i battiti del cuore per vedere in quanto tempo recuperavamo. E da lì vedeva la condizione fisica, come sgarrava lui se ne accorgeva e non giocava, perciò non aveva problemi di Russo, sentiamo Russo? Russo una mattina fa la partita contro il Genoa. Fu messo fuori squadra perché c'era la pressione bassa, non era nei parametri giusti e quindi non lo fece giocare. A proposito di ritiri, voglio ricordare perché forse... Ci piace Valle perché no, sembra un po' quello un po' più discreto, invece no, quanti ne... Quanti... Ci mancherebbe. La storia. Corrado ci faceva, il ritiro lo faceva solo alle feste, cioè Natale e Pasqua lui faceva ritiro. Per tutto l'altro tempo dell'anno mai, però Natale andavamo a Arezzo al convento a giocare a tombola con i frati a 5.000, non so se... Questa
era il ritiro di Corrado. No, anche perché c'era un motivo, ogni cosa dava una spiegazione. Lui diceva, quando gli altri per le feste natalizie, l'ultimo dell'anno, andavano a giro a fare bagordi, noi si correva e si stava, quando poi si ripartiva non si correva più degli altri. Cioè, a ogni cosa c'era una non lasciava nulla al caso, c'era, insomma, non è, nulla al caso. Solo per queste cose. Mi dispiace, abbiamo iniziato tardi perché vedete come, insomma, no, viene fuori spontaneamente come quando mangi le ciliegie, una dietro l'altra, quindi le testimonianze si susseguono. Io direi di andare alla vigilia di... Prego. Un altro aneddoto che io ricordo con particolare attenzione. Avevamo vinto a Reggio Calabria e stavamo imbarcandoci su un aereo e stavamo mettendo a posto le cose private. E a un certo momento il mister si scatenò e disse: ragazzi, ora quando arrivate a casa dovete fare un bel regalo alla vostra moglie. Mister, ci dica che si può fare. Andate a dormire da un'altra parte. Lo conoscevi questo lato di Corrado? Sì, sì, era noto, noto. Questa è sempre stata una sua particolarità. Andiamo, io vedo che Romano vuol dire qualche altro. Prego, prego. Ah, quando... beh, sì, certo. Allora, passiamo subito alla partita clou, no? Quella dei festeggiamenti, quella Ternana Novara. Mancava un punto per la matematica, insomma, però Corrado voleva che la Ternana... Salivano tre squadre, mi sembra, no? Corrado voleva che la... Sì, doveva essere prima la Ternana, assolutamente, doveva vincere il campionato. Ternana Novara... Grande afflusso di pubblico, già si era festeggiato a Terni però, insomma, la... sì, questa è la mattina, la prepartita. Che ricordi abbiamo di quella partita della Novara? Non ebbe storia, 3-1, Iacomuzzi al 90esimo sul calcio di rigore, ma insomma fu una partita senza storie. Valle, aperto le marcature Valle, pensate, Valle, gol di Valle in... in quella partita al 14esimo, poi Cardillo, Marinai, sì, e infine Iacomuzzi. Diciamo che è stato il gol della matematica di certezza, per fortuna, perché è uno dei pochi gol che ho fatto. gol importante però, eh. Giorgio Mastropasqua, ma nemmeno i festeggiamenti ricordi? Immagino sì, no? Sentiamo allora i festeggiamenti. Ricordo benissimo questa ultima domenica, perché noi eravamo in ritiro a San Gemini, Acqua Sparta, e... ci sono delle immagini fra altre cose che tutti arrivate che con la valigetta, sì, però... adesso vanno tutti con il trolley, voi con la valigetta e con un rotolo sotto il braccio, che cos'era quello? No, io avevo una valigetta 24 ore, non so come mai, ma qualcuno però c'aveva forse un quadro sotto il braccio, avevate un rotolo di carta, così adesso non ricordo. Vabbè. Niente, comunque ricordo che nel venire qui allo stadio da San Gemi c'era tutta la strada una cordata di galli, di folla che ci ha fino allo stadio, che sono rimasto impressionato perché noi eravamo tutti ai finestrini a guardare tutta questa gente che ci accompagnava per tutta la strada, ma veramente una roba mai vista. E quello vi ha spronato ancora più oppure vi ha creato... Era l'ultima domenica e man mano che si è andato avanti il campionato c'era sempre più questo entusiasmo e fino ad arrivare al clou dell'ultima giornata che è stata veramente entusiasmante. Poi dopo un altro aneddoto mio che ho incontrato chi, non so se è qua stasera, che avevano fatto dei posti di blocco, io stavo tornando a Torino, ma l'ho bloccato. No, fermo, devi bere qua, devi festeggiare, via, via. Dove vai? Torino? Uno mi ha riconosciuto, ma qual è Mastro Pasqua? I festeggiamenti, insomma, è stato mezz'ora lì a bere. E poi dopo. Senti, che vi ha detto il mister Corrado Viciani prima della partita? Quali raccomandazioni? Niente? Niente. Viciani ci diceva sempre di giocare come sappiamo, ci dava tantissima carica, autostima soprattutto, e eravamo veramente, io almeno mi ricordo che ero anche esagerato delle volte perché dribblavo in aria, facevo i tunnel in aria, che a pensarci adesso dico ma che cavolo facevo, però avevo talmente autostima dei miei compagni, della mia squadra, di me stesso, che ci dava Viciani, che veniva tutto bene, insomma tutto facile. Grazie a Mastro Pasqua. Marinai, vogliamo parlare di quella giornata? Ha già un po' anticipato Giorgio, niente, eravamo in ritiro una settimana a Acqua Sparta,
perché niente, c'era l'ultimo atto, c'era l'ultimo atto da conquistare. Mi ricordo che eravamo abbastanza tesi, perché insomma dopo un anno tirato e le aspettative erano molte, eravamo un poco tesi, però una volta montati sul pullman, mano a mano che ci si avvicinava alla città, cominciavamo a vedere delle bandiere rosso-verdi a ogni balcone. E più che si avvicinava a Terni, madonna, a un certo punto era tutto rosso-verde. Noi ci guardiamo negli occhi, niente, ancora ho la pelle di gallina addosso. E niente, a un certo punto ci si guardava e penso che quella domenica si poteva battere anche il Barcellona, onestamente. E poi niente, vincemmo la partita. Io mi ricordo che feci l'ultimo gol, così suggellai la vittoria di questo meraviglioso campionato. E poi festeggiamenti, che niente, tutta una cosa da ricordare. Ecco, come io approfittavo perché insieme ai miei compagni volevamo ringraziare gli organizzatori di questa manifestazione, di tutti questi filmati che fra ieri e oggi ci hanno fatto rivivere, ci hanno dato delle emozioni straordinarie, perché io naturalmente il mio cuore batte rosso verde, io sono ternano, io se non avevo mia figlia che è qui io rimanevo a Terni, perché la mia vita, le cose migliori le ho trascorse qui a Terni, soddisfazioni, niente, quando si parla della Ternana, io quest'anno ho seguito un po' tutto, perché vedere la Ternana C2 o C1 in fondo alla classifica, non che mi vergognavo, ma insomma, dove giocavo? Nella Ternana. Adesso insomma, che noi siamo un po' in Serie B, mi dà motivo di orgoglio. E adesso volevo ringraziare un po' tutti e volevo ricordare insomma un po' tutti, Davaro Conti, Ragni, Maddolini, un po' tutti, ma in particolare Giorgio Taddei e il dottor Mannini, che ha avuto l'occasione. Quando ritorniamo qui, ecco, ho ritrovato la moglie di dottor Mannini, la figlia di Giorgio, insomma, sono state persone eccezionali, a parte i presidenti che ci hanno dato a livello di calcio, ma persone veramente eccezionali a livello umano, che ti hanno lasciato qualcosa dentro di te, penso a me come ai miei compagni. Vi ringrazio tutti sempre. Romano, girati un attimo. Dottor Ragni l'ho già detto, poi dovrei elencare tutti. Vabbè, tutti. Romano, girati un attimo. Ecco, lì sono andato, avevo promesso che se vincevo il campionato andavo in bicicletta a Santa Rita. E lì sono andato in bicicletta. Grande. No, non vi dico quando sono arrivato a casa, però. Grande. Corsellino stretto da corridore. Allora, siamo in chiusura. Okay, grazie di tutto. Io siamo in chiusura, vorrei che la dottoressa Elisabetta Mannini venisse un attimo da noi. Lei è la responsabile della pubblica relazioni della Ternana Calcio attuale. E tra le altre cose ha con sé, no, porti anche quel cofanetto, quella bustina, perché quell'anno la promozione della Ternana fu celebrata anche con il conio di due monete di d'oro, costavano 50.000 lire, se non vado errato, 25 grammi di oro, immagino. Poi la facciamo, poi sentiamo anche la dottoressa. Ecco, dovremmo avere anche, c'era questa fotografia, questa medaglia là praticamente davanti, dovrebbe esserci la foto, e dietro ci sono tutti i nomi dei giocatori. Questa era la prima, e l'altra invece è emozionatissima, la dottoressa, sempre con la A davanti con un pallone e dietro il nome di Viciani e Giovanni Mannini. Allora, dottoressa, abbiamo rivisto tanti ragazzi che ci hanno dato tante soddisfazioni. È vero, sì, mi sono emozionata perché per me stasera essere qui in questo doppio ruolo, in rappresentanza della Ternana di oggi, ma anche come figlia dell'ex presidente degli anni 70, che loro ricorderanno anche come medico, come dirigente, per me mi fa doppiamente onore, quindi l'emozione è grande, perché ecco, ho le pareti a casa anche tappezzate dalle loro foto, perché credo che anche per mio padre questa squadra è stata la squadra che ha portato nel cuore. Ecco, questo binomio, voi... A
avete dato il diciamo, avete collaborato affinché questa tre giorni che Marco Barcarotti, Davide Scarponi, Paolo D'Erasmo e tutto il CLT ha appoggiato. Sono stati tre giorni in cui abbiamo visto fotografie, abbiamo visto filmati, abbiamo parlato con i protagonisti, veramente ci voleva proprio una bella serata come questa tre giorni, per festeggiare non solo la vittoria di 40 anni fa, ma anche della Ternana di oggi, che la Ternana di oggi ha qualcosa in comune con la Ternana di allora, no? Sì. Stesso spirito di sacrificio, stessa applicazione, stessa voglia, alcune similitudini, la partita con la Reggiana, Sorrento, insomma. Io credo che il complimento più grande che hanno fatto quest'anno alla Ternana sia stato proprio quello di averla in parte, diciamo, avvicinata al ricordo di questa squadra, perché non so se l'attuale squadra se si è resa conto di quello che può significare questo complimento per loro, perché ecco, tanti tifosi ho sentito che in questa squadra hanno rivisto un qualcosa della Ternana di Viciani, sia nell'impegno in campo, fuori dal campo, al di là dei risultati, proprio nell'amore che hanno per questa maglia. E quindi, ripeto, spero che sia anche per il futuro così, ancora ci sarà molto da lavorare per raggiungere i traguardi che hanno raggiunto loro e anche per avere ancora il feeling e l'amore della città che hanno avuto negli anni 70, perché diciamo quest'anno abbiamo già fatto molto, ma ancora ci abbiamo molto da imparare da loro. Grazie, un applauso per la dottoressa Manini. Presidente, ecco, volevo nell'occasione appunto portare i saluti del presidente Zadotti, che stasera non è potuto essere qua per motivi di lavoro, però a testimonianza di quanto lui tenesse a questa serata è venuto sabato all'inaugurazione della manifestazione. Magari i calciatori ancora non erano arrivati tutti, però la Ternana quest'anno è molto attenta alla memoria storica e penso che per qualsiasi presidente è importante conoscere le origini di una squadra e quello che la Ternana ha significato per Terni negli anni. Quindi lui per questo è molto attento, perché poi io l'ho riempito di libri, di DVD che mi ha dato anche Barcarotti, e quindi l'ho in questo senso molto diciamo istruito, perché secondo me è importante per poter fare bene in futuro ripartire dal passato. Quindi grazie anche a tutti i calciatori che sono qui oggi. Grazie alla dottoressa Manini, veramente. Questa se la riprenda però, eh. La riprenda. Allora, noi siamo giunti alla fine. Io credo che ci sarebbe voluto un pomeriggio intero per sentire gli aneddoti, perché poi se sollecitati avete visto come ne vengono uno dietro l'altro. Quindi volevo dirvi, ricordarvi che chi volesse può vedere la partita qui sul maxi schermo. C'è la porchetta come in tutte le promozioni che si rispettino, quindi potete cenare qui e poi vedervi la partita. Io vorrei ringraziare Massimo Migliorini, Antonio Quirini, Gianfranco Zeli, ho salutato Roberto Fabbri, Giorgio Mastropasqua, Ermenegildo Valle, Paolo Pandrin, Romano Marinai, Pietro Fontana, Gianfranco Geromel, Rolando Marchetti, Dario Viciani e saluti naturalmente a Corrado, Marco Barcarotti, Paolo D'Erasmo, Davide Scarponi, Ornella Taddei. Un ringraziamento al Circolo Lavoratori Terni, che ci ha permesso di vivere questi tre giorni di Rosso Verde ricordandoci i 40 anni della promozione della Ternana. Sono stati tre giorni stupendi, ieri sera io mi sono emozionato nel vedere quei filmati, peccato che ci fosse poca gente ieri sera. Comunque gli assenti hanno sempre torto, scusate un pizzico di polemica, perché vedere due ore di filmati che abbiamo visto ieri sera è stato qualcosa di particolarmente piacevole. Da segnalarvi che poi i giocatori verranno omaggiati con il libro con il DVD di Marco Barcarotti
è Paolo Di Erasmo, giustamente. Il gioco è bello quando è corto, questo è bellissimo, di, non che gli altri non lo siano, voglio dire, però questo racconta proprio della Tenana dei Viciani, scritto da Gianluca Diamandi, un collega splendido tra le cose. Poi c'è, verrà regalato il libro Non c'è gloria se non sulla cima, ancora in B, quindi un libro di Lorenzo Modestino e Vairo Nulli, questo, e poi c'è il mio, questo Ferie da brividi, che è un po' diciamo la stagione raccontata della vittoria della Ternana. Ringrazio, dicevo, il circolo perché mi ha dato questa opportunità di vivere insieme a loro, insieme ai protagonisti di quella splendida annata, questo pomeriggio insieme a voi. Grazie per essere intervenuti, buona serata.